direzione. Noi andiamo a Washington, dove la famiglia Marra ha trasformato la passione per la pizza. Ti piace la pizza? Tantissimo. Insomma, da italiano, in un affare piuttosto redditizio. Il servizio è del nostro Stefano Salimbeni. Ed ora il nostro selfie. Selfie. C'è un modo di scherzare sul selfie? Al momento non mi viene, sono emozionato perché sono su una poltrona. La faccia da selfie, dai Antonio. Devi stringere le guance. Ok. Abbiamo iniziato un po' come tutti gli italiani qua da zero, con tantissimi ostacoli, nuovo lavoro, nuova tradizione, nuove culture. Nuova lingua, abbiamo aperto un'azienda di importazione e distribuzione di prodotti alimentari, tra cui tartufo, caviale, prodotti affumicati, formaggi, insaccati, il made in Italy in poche parole. Al picco del nostro business avevamo circa 1000 clienti, ristoranti, hotel, catering. E quindi andava bene? Andava abbastanza bene, sì. E poi a un certo punto la crisi? 2007, la crisi economica qua negli Stati Uniti, i margini di profitto si abbassavano, diventava molto molto competitivo. Abbiamo avuto l'intuizione di creare un nuovo business. Abbiamo iniziato a importare forni napoletani dal sud. Il nostro produttore non ha la capacità o la volontà di cambiare lo stile del forno, e quindi a noi ci viene l'idea di creare Marra Forni. E di farveli da soli. Adesso fate tutto in casa, o quasi. Nel 2011 il primo Marra Forni nasce, ovviamente non era super perfetto, però col tempo abbiamo imparato il trade e ci siamo organizzati, abbiamo iniziato a importare la materia prima dall'Italia e dopodiché abbiamo iniziato ad assumere ingegneri, progettisti, artigiani soprattutto, e oggi abbiamo circa 50 impiegati e produciamo orientativamente circa 500 forni commerciali all'anno. Una delle forze maggiori nella personalizzazione è il design italiano che noi applichiamo ai nostri forni, li rivestiamo, importiamo le mattonelle dall'Italia e dalla Spagna. I mattoni vengono direttamente dall'Italia, personalizzati per noi, hanno una porosità che ti permette di cucinare a una temperatura molto alta. 2014 costruiamo il primo forno rotante con il suolo rotatorio, controllato dal touchscreen, che ti permette di monitorare la rotazione del forno da 15 secondi fino a 180 secondi. Per uno chef è importantissimo, perché se la pizza per te deve cucinare 91 secondi, noi possiamo fare la rotazione a 91 secondi e la pizza sarà sempre perfetta tutto il giorno. Quest'anno abbiamo deciso di fare un altro passo importante e mettere a disposizione ben 33 forni per un pizza festival che abbiamo iniziato l'anno scorso a Boston, dove c'erano circa 20.000 persone in due giorni, e abbiamo fatto anche la stessa cosa a Los Angeles, e nel futuro ci sarà Washington DC, Miami, continueremo a portare questa nuova iniziativa un po' in tutti gli stati. Adesso la clientela americana apprezza non solo la pizza napoletana, ma soprattutto i nuovi stili di pizza come la pizza romana, la pizza siciliana. Però gli italiani hanno fatto un grandissimo lavoro di educazione e di formazione. Se oggi l'America si mangia bene e si mangia il prodotto italiano vero, è grazie a loro.